Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla cella numero 1. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un pianista compositore che è venuto a mancare negli anni 2000, ecco, all'inizio degli anni 2000, Rico Garofalo, maestro, compositore, un pianista, figlio spirituale di Padre Pio. La sua testimonianza ce la racconta Riccardo Garofalo, che ci ha scritto e ci ha voluto raccontare la testimonianza di Rico, che scrisse per Padre Pio, potremmo dire, una delle prime canzoni dedicate a Padre Pio nel 1969, con le parole di Gino Scauzillo, tradotta, pensate un po', in quattro lingue. Rico Garofalo non era molto legato alla Chiesa, però negli anni 50 Rico sale qui a San Giovanni Rotondo per confessarsi da Padre Pio, ma questa confessione non andò molto bene perché Padre Pio lo mandò via, gli disse: torna quando sarai più convinto. Rico ci rimase male, ma quel suo allontanamento fu fondamentale per la sua conversione successiva. Infatti poi Rico si convertì, tornò da Padre Pio e la sua vita fu in un certo senso incastonata per quella che era la vita cristiana. Infatti nel 69, dopo la morte di Padre Pio, arrivò questa canzone proprio dedicata a Padre Pio da Pietrelcina, che forse stiamo anche ascoltando adesso come un breve sottofondo, e ci aiuta a capire il grande amore che avevano i devoti, i figli spirituali in quegli anni verso il grande, ecco, per loro grande Padre Pio da Pietrelcina. Per tutti ormai era già un santo, siamo a un anno dopo la sua morte, ma la presenza e la benedizione di Padre Pio sulla vita di Rico continuò a sussistere, perché proprio un bel giorno si trovava in macchina tra le vie del Gargano, una fitta nebbia portò l'auto di Rico fuori strada, andò verso il precipizio. In quel momento Rico ha raccontato che invocò Padre Pio, chiese la sua intercessione in quel momento che stava proprio cadendo giù, e ci fu un albero che riuscì a fermare la corsa dell'auto, cioè impattò contro l'albero. Rico in quel momento ringraziò Dio, ma era in una situazione veramente drammatica e triste. A stento riuscì ad uscire fuori dall'auto, dall'unico spiraglio che era il finestrino rotto, riuscì ad uscire, arrampicarsi, arrivare sul ciglio della strada, e lì poi svenne. Ecco, la presenza di Padre Pio è stata fondamentale, la sua intercessione, perché la prima auto che si fermò, e si fermò subito dopo, alla guida c'era un medico che riuscì subito a prestare i primi soccorsi e portarlo nell'ospedale più vicino, proprio qui a San Giovanni Rotondo. Ora ti preghiamo, amore, Padre Pio, sguardo del Signore, proteggici dal ad amare.